Da Solarino a Nettuno in bicicletta. Questa l'impresa dell'italo-americano Tony Lonero, ex olimpionico di baseball. Diverse le particolarità dell'iniziativa, a cominciare dal fatto che Lonero è affetto da tempo ormai dalla sclerosi multipla. Egli è originario di Solarino e con il gruppo di amici che lo scorta in questa tre giorni in sella a una bici vuole idealmente ricordare le vittime dello sbarco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale a Solarino e a Nettuno. Ieri sera la cerimonia di presentazione dell'impresa. È stato detto che lo sport è importante per crescere sani, ma anche per guarire, tra virgolette. Sì, lo sport è sicuramente, delle esperienze di Tony, ma di tante altre persone, fa sì che magari la malattia non si sconfigge del tutto, ma Tony per esempio ha sconfitto l'immobilismo, no? Lui riesce a compiere distanze chilometriche che persone normali non riescono a fare, quindi fare 1250 km in bicicletta tutto d'un fiato con piccole soste è veramente un'impresa. Quindi credo che lo sport anche oggi abbia il valore universale, no, di accomunare salute, di accomunare religione, come ha fatto in questo convegno Seconda Guerra Mondiale e medicina, quindi è anche l'amicizia, no? Ecco perché lo sport, diciamo, è aggregazione piuttosto che disgregazione. Ecco, uno sportivo d'eccellenza come è stato, è sportivo infatti, trovarsi poi all'improvviso ad affrontare altri tipi di problemi, come è stato? All'inizio è stato veramente duro, cioè perché un atleta sano, come ha detto Michele, cerca di fare una vita sana fra mangi bene, ti comporti bene, credi in Gesù Cristo, no? Uno pensa, queste cose non deve succedere a gente come noi. Però succede, non è corpo nessuno, è solo che il corpo nostro fisico è molto fragile. E quindi inizialmente è stato veramente duro, perché per tre mesi ho vissuto sul divano e mia moglie dormiva sopra, era stato così. Però appena dopo sei mesi, quando ho visto che prima camminavo e poi sono andato in piscina, ho fatto un passo alla volta finché ho trovato un limite, che con la bicicletta a cuore non posso correre più. Però con la bicicletta sono riuscito a convivere con la malattia tutto lì.